Benvenuti, oggi parliamo di questo sgorbio, il sedano rapa. Ammazza quanto è brutto. A breve. Benvenuti sul canale, io sono Pasquale e sono il vostro Nutrition and Lifestyle Coach. Oggi continuiamo con la rubrica relativa all'alimentazione e continuiamo con un altro tipo di verdura, il sedano rapa. Questa verdura che assomiglia un po' alla scabbia, non so se lo guardate, veramente sembra il parassita della scabbia, fa veramente paura, ma non lo è. È anche pieno di valori nutrizionali e alla fine del video vi darò anche qualche modo su come cucinarlo, come prepararlo e come mangiarlo. Inoltre vi darò anche i valori nutrizionali come ho fatto nel video precedente con delle schede relativamente ai micronutrienti e ai macronutrienti. Per cui seguitemi. Botanicamente parlando, il sedano rapa è un Apium graveolens var. Rapaceum, e spero di averlo pronunciato bene perché io non ho fatto latino a scuola, ed appartiene alla famiglia delle ombrellifere. Il sedano rapa è una varietà botanica del sedano da costa. Questa varietà di sedano è definita ortaggio da radice, perché quella che se ne consuma appunto è la radice, che è edibile ed ha una forma grossa, arrotondata e nodosa. Il suo sapore è più delicato rispetto alle coste di sedano. Il sedano rapa cresce facilmente in zona clima temperato, ma il gelo può danneggiarlo irreversibilmente. Il peso ideale della pianta quando lo acquistate dovrebbe essere fra i 600 e i 700 grammi. La sua radice è molto particolare, il colore della radice è bruno nella parte esterna ma bianco nella parte interna. Come il più conosciuto sedano da costa, anche il sedano rapa ha grandi proprietà. È costituito da acqua per più dell'80% del suo peso, è poco calorico e ricco di sali minerali come calcio, ferro, magnesio, potassio e iodio. Ha un'azione remineralizzante e diuretica. Il suo particolare aroma lo si deve al limonene, che insieme a un'altra sostanza chiamata selinene ha potere disinfettante. Contiene anche cumarine, che sono di aiuto per il sistema cardiocircolatorio, e ha una buona dose di vitamine. La superficie è grinzosa e molto ruvida. Le foglie che invece fuoriescono dal terreno sono di colore verde e sono concave nella parte interna. Solitamente se ne consuma solo la radice, ma anche le foglie sono edibili. Anche la scorza esterna è teoricamente edibile, ma sarebbe meglio cuocerla. Se invece dopo l'acquisto volete eliminare la parte esterna, potete consumarlo anche crudo. E come dico sempre, mangiando le verdure crude ne otterrete solo benefici in termini di densità nutrizionale, in quanto preserverete meglio le vitamine che si denaturano col calore. Per quanto riguarda invece la parte superiore ed inferiore della buccia, quella è meglio eliminarle. Essendo una radice, abbiate cura di lavarla bene se la consumate con tutta la buccia, magari usando uno di quegli spazzolini da cucina. Vi ricordo che, come per il sedano da coste, a causa della presenza di alcuni composti proteici quali APG1, APG4 e APG5, il sedano rapa rientra fra gli alimenti che possono potenzialmente scatenare delle reazioni allergiche, per cui se siete allergici evitateli. Ora passiamo ad analizzare le qualità nutrizionali in dettaglio e poi vediamo come poterlo mangiare, magari in modo anche sfizioso. Come potete vedere dal dettaglio, vi ho messo di fianco sia il sedano da costa che il sedano rapa. Il sedano rapa è leggermente più calorico, con circa 26 kcal per 100 grammi, ma è relativamente poco calorico. Inoltre, come potete notare, la quantità di carboidrati di per sé è la stessa, ma per quanto riguarda il sedano rapa, la parte zuccherina è circa il doppio di quella del sedano da costa. La quantità di fibre invece è molto più grande, con circa 4 grammi di fibre per ogni 100 grammi, contro gli 1.1 del sedano da costa, e c'è anche una quantità maggiore di proteine. Ora passiamo all'analisi dei micronutrienti. Per quanto riguarda i micronutrienti, anche qui vi ho messo i due dettagli del sedano da costa e del sedano rapa per vederne le differenze. Una prima differenza che possiamo notare è la quantità di vitamina C, che per quanto riguarda il sedano da costa è di circa il 10% della quantità raccomandata giornaliera, mentre per il sedano rapa è di circa 18%, da 8 mg a 14 mg. Anche notevole è la differenza di folati da vitamina B9, che dal sedano da costa è solo l'8%, mentre vola al circa il 26% per quanto riguarda il sedano rapa. Anche la vitamina B6 ha un piccolo incremento, dal 2% passa al 6%. La vitamina A rimane praticamente identica e anche la vitamina B1, la tiamina, passa dal 5% al circa il 16% della quantità raccomandata giornaliera. Ora, dalle vitamine passiamo ai sali minerali. Come potete notare, il potassio è presente in maniera maggiore anche qui per quanto riguarda il sedano rapa. Da 320 mg, che sono circa il 16% della quantità raccomandata giornaliera, si passa a circa 460 mg. Non ci sono in realtà altre differenze di rilievo per quanto riguarda i micronutrienti, sono relativamente piccoli sia per quanto riguarda
riguarda il ferro, che è lo zinco, che è il rame, che è il manganese, e il selenio è praticamente uguale. Come dicevo prima, il sedano rapa è leggermente più calorico del sedano da costa, e questo è dovuto al fatto che la presenza di carboidrati all'interno del sedano rapa è per la maggior parte composta da zuccheri. Invece la quantità di fibre è notevolmente maggiore, si passa da circa il 4% per quanto riguarda il sedano da costa al 16% per quanto riguarda il sedano rapa. La sigla che vedete in basso, la NSB, sono anche fibre, ma sono non solubili, e anche qui, come potete vedere, si passa da 1.1 grammi fino al 3.7 grammi. Questo cosa significa? Le fibre non solubili sono quelle che passano all'interno del nostro tratto intestinale senza essere digerite, ma aiutano a fare massa per quanto riguarda le escrezioni. Ora che vi ho annoiato con i soliti dati nutrizionali, perché non guardiamo anche come poterlo utilizzare in cucina? Come per il peperone, potete usarlo sia come ingrediente di un pizzimonio oppure usarlo in una insalata. In questo caso potete condirlo in maniera molto semplice, ad esempio tagliandolo a fettine molto sottili, e condirlo solo con olio d'oliva extravergine naturalmente, limone e magari con un po' di aceto balsamico. Essendo il fratello brutto ma molto brutto del sedano da costa, avrà lo stesso profumo e sapore ma con una intensità minore. La sua bontà è assolutamente inversamente proporzionale alla sua bellezza. Oppure, come potete vedere nel video che adesso sta scorrendo, potete prepararlo sempre a crudo, ma tipo un hummus, tritandolo in un robot da cucina insieme a un po' d'aglio, prezzemolo, della senape, un tocco di tabasco e dell'olio extravergine d'oliva. Non sarà né denso né omogeneo come un hummus, ma avrà un sapore molto fresco e particolarmente interessante, pieno di profumi e sapori. Un'ulteriore idea è quello di farci un delizioso purè. Come potete vedere nel video, è molto semplice e veloce. Tagliate il sedano rapa a tocchetti e poi aggiungete un mezzo bicchiere di latte e un bel tocco di burro. Lo metterete a cuocere a fuoco molto basso finché non sarà tenero. A quel punto aggiungete un po' di pepe nero, noce moscata e nient'altro. Il sapore è delizioso e in casa mia va sempre a ruba. Inoltre è una validissima alternativa al purè di patate se volete avere un alto valore saziante ma una bassa dote di carboidrati. E se volete un consiglio, ma non ve lo sto dando io perché sono un nutrizionista, potete anche usarlo in alternativa alle patatine fritte. Sì, proprio così. Basterà tagliarlo a forma di patatine, dello spessore che volete, e poi friggerlo in olio finché sarà ben cotto. Io friggo poco, ma se devo friggere uso la friggitrice. Se non l'avete, il consiglio che vi do è di friggere sempre in abbondante olio bollente, uno per velocizzare la cottura e due per evitare che il cibo assorba troppi grassi. In ultimo, ma molto più importante, è per evitare che l'olio raggiunga e superi il suo punto di fumo sviluppando dei composti cancerogeni. Spero che questo video vi sia piaciuto e che questa nuova serie sulla verdura sia di vostro interesse. Per favore lasciatemi dei commenti nella sezione apposita perché mi aiutano a far crescere il canale. Vi ricordo che ho anche una pagina Facebook e una Instagram su cui mi potete seguire, e il mio sito internet www.healthmefood.com, in cui potrete trovare anche la lista dei servizi che offro. Mi raccomando, condividete il video sui social network perché aiutate a crescere il canale e aiutate anche me a darvi dei contenuti di qualità. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, pollice in su. E cosa è rimasto da dirvi? Beh, eat well, live well and smile. E ci vediamo la prossima volta. Ciao!